Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo quinto episodio della serie di Jedi Fallen Order. Nello scorso episodio siamo stati su Kashyyyk, dove siamo tuttora, e abbiamo liberato gli Ewoki dall'invasione imperiale. E in questo episodio dobbiamo tornare su Zeff, perché l'impero sta cercando un'altra tomba Zeff e dobbiamo quindi impedirglielo per riuscire a scoprire qualcosa di più su questa misteriosa popolazione. Ok, siamo tornati su Zeff, voglio solo farvi vedere quanto cavolo è grossa la mappa di questo posto. Cioè, raga, e tutti i puntini verdi, questo, quello là sotto, quello e questo, sono tutti punti in cui possiamo espanderci. E di qua è la zona di cui parlavo nello scorso episodio, ovvero quella in cui c'è l'incrociatore stellare e dove appunto dobbiamo andare. Quindi direi che ci vediamo direttamente lì. Guardate quanto cavolo è grosso questo coso. È gigantesco, raga, e ci dobbiamo entrare dentro. Cioè, raga, che ambientazione è. Spettacolare. Ah, il droide sonda, fermo. Sparami. No, ripone per il droide sonda. Fermo che qua esplode, me lo ricordo. Ne abbiamo già trovato uno. Sti infami. Tutta la squadra in allerta. Il comandante è stato ucciso da una spada laser. Aia. E no, da una spada laser vuol dire che o era un Jedi che cercava di non morire, ottimo, o era qualcun altro. Essendo quello un clone. Comunque avete visto che siamo riusciti ad aumentare la salute massima, perché abbiamo trovato tre echi riguardanti la guerra dei cloni, che il gioco chiama echi della vita, che appunto ci aumentano la vita massima. Ci sono altri tre che sono, non mi ricordo se gli echi della forza potrebbe essere, e che ci aumenterebbero quindi la forza massima. Come qualcosa sullo stomaco. E non è la cucina di Grisa. È un fastidio sempre più forte. Più ci avviciniamo, più aumenta. Purtroppo niente di buono. Ma però devo assolutamente fare quelli infami qua. Lì c'è un tavolo da lavoro. Chissà se ci potenzia la spada laser o il droide. Basta, muore. Mi servirebbe. Ok. Potenziamo. Che potenziamo? La spada? O il droide? Il droide. Questo motore dovrebbe andare. Che te ne pare? Ok, adesso con BD1 possiamo risalire le funi. Adesso raggiungiamo la tomba. Teniamolo sotto pressione. Ecco, una cosa che manca in questo gioco è probabilmente una sorta di super. Sarebbe veramente molto molto comoda. Io per esempio vorrei uccidere quel tipo là, perché è molto fastidioso. Ok, attimo. Venite qua, venite qua, venite qua, che vi butto tutti di sotto. Cucù. No, ho detto di sotto. Ok. Dovremmo poi scoprire anche qual è l'interesse dell'imperatore nel cercare queste tombe. Probabilmente l'imperatore, come noi, vuole scoprire quali sono i segreti degli Zaffori. Guardati. La forza. Karl Kestis, sei prevedibile. Oh sì, conosco il tuo nome, il tuo passato e soprattutto io so di Cordova. Dimmi, dov'è che Cordova ha nascosto l'olocron? Aia ragazzi, siamo un'altra volta contro la seconda sorella. E tra l'altro, non ve l'ho detto, ma a breve ve lo dirò quando si scoprirà, diciamo che c'è un collegamento possibile della seconda sorella, ma non vi dico ancora niente. Scrivetemi qua sotto nei commenti, secondo voi chi è la seconda sorella, perché comunque è un personaggio che non si è mai visto. E vabbè raga, ma mi devasta, come è logico che sia, essendo a metà gioco. Spero di non dovervi togliere tutta la vita, perché sennò qua finiamo presto,
Già, è quello il problema. Ti distruggerò come gli altri. Avanti. Facciamo la vita. Ti distruggerò come gli altri. Amen, ce l'ho fatta. Con quanta vita non lo so, ma ce l'ho fatta. Stai imparando. Non sei al livello dell'ultimo apprendista di Sir, ma sei passabile. Hai tenuto il conto? Strano che non te l'abbia detto. Sir non è brava a mantenere i segreti. E la conosci così bene, eh? Lei era debole e ha ceduto alle torture imperiali. Ha svelato il nascondiglio della sua ingenua Padawan. Non mi avrebbero mai trovata. Non fosse stato per lei, mi ha tradita. Sei Trilla. In carne e ossa. Non lascerò che mi manipoli. Ne sei così sicuro? Dovendo scegliere tra proteggere se stessa o la sua Padawan, ha scelto se stessa. Lo farà anche con te. Beh, me la caverò. Sei pronto a correre questo rischio? C'è grande oscurità nella tua nuova maestra. Il suo sguardo, quando ha visto cosa mi avevano fatto, come sono adesso, è cambiata, rivelando la sua vera natura. Ha ceduto al lato oscuro. Si è tagliata fuori dalla forza. Oh! Quanto ci metterà a crollare e a tradire anche te? Sarà sicuro averla al tuo fianco quando troverai l'Holocron? Cosa direbbe Jarotapal? Non hai il diritto di menzionare il suo nome! Mi chiedo cosa penserebbe se vedesse il suo Padawan ora, rintanato nell'ombra con una traditrice, permettendole di accedere a una schiera di allievi impressionanti. No, non li toccherà nessuno. Un tempo lo pensavo anch'io. Raga, non lo so. Cioè, un po' troppo scontatino. È sempre la stessa storia alla fine. Si ripete la storia di Anakin con Obi-Wan, eh? Non è che sia tanto diverso. Non mi ha fatto impazzire questo risvolto. Me l'aspettavo, in realtà. Ditemi nei commenti voi cosa ne pensate. Mi hai salvato la vita. E ora siamo più vicini alla fine. Nel frattempo noi andiamo sempre più vicini alla tomba Zeffo. Eccola. Sembra che questa volta è nettamente più grossa. Non lo so, ma non mi piace. Noto una lontana somiglianza con le rovine di Datomir. Il che non sembra. No. Sir. Perché non me l'hai detto? Perché è una bugiarda. Tu? Come? Ho deviato la comunicazione nell'istante in cui l'hai chiamata. Accedere alle trasmissioni criptate era un suo passatempo. L'ha insegnato anche a me. Non c'è tecnica di Sir che io non abbia perfezionato. Ehi, siamo sul cammino che piove così tanto? Ah, qui abbiamo una palla da spostare, anche se la vedo un po' distrutta. Che cavolo è successo? E che sono ste palline? Aiuto. Amico mio. Ah, ok, è una sorta di campo magnetico. La forza gravitazionale del pianeta. Lo considero un tema ricorrente. Stai finendo il tempo? Per cosa? I miei esploratori hanno trovato un manufatto interessante dietro questa tomba. Lo sto studiando per scoprirne i segreti. Pare che Cordova fosse davvero affascinata da quel sistema. Forse è al punto da nascondere l'Holocron tra le loro ossa.
Vedremo. Sì, questa c'ha qualche sindrome comunque. Sta massa nuova che ho sbloccato è comodissima. Questi invece sono palla. So di potercela fare. Tra poco i miei soldati occuperanno l'intera torre. Paura di affrontarmi da sola? Se il tuo droide non fosse intervenuto, ti avrei ucciso facilmente. Mannaggia questi droidi birbanti. Pensa quanti manufatti l'impero si sarebbe perso se tu non fossi intervenuto su questo remoto pianeta. Sicura ne valga la pena? Il progetto Trivella ha avuto costi elevati. Assaltatori e operai. Risorse rimpiazzate. Sei un mostro. Sono ciò che mi ha reso. Cerca di innervosirci. Non è. Non, è strana sta tipa. Non la capisco bene. Cioè, non capisco se questo suo screditare Sir sia un tentativo di portarci dalla sua parte. Oppure. Ho notato una cosa esaminando questo sarcofago. È un luogo molto comodo per disfarsi degli scocciatori. Mi hai attirato qui. Avevi pianificato tutto. Sei sveglio per essere un rottamatore. In realtà mica tanto, è un quarto d'ora che testa fa il verso per arrivare. Sono fatto per la lotta. È inarrestabile! No, sono fatto per la lotta e è cascato di sotto, ma what? Non mi fermerai! Allora, ciao. Oh, porco. Eh no, e non si fa così. Padawan, dov'è la forza? È ovunque, è dentro di me, è intorno a me. Esatto, ti connette. Arriverà il momento in cui emozioni, dolore o sfinimento ti inganneranno. Ti sentirai tagliato fuori, isolato. Ma questa è un'illusione. La tua spada laser è lì. Non puoi afferrarla, ma sei connesso con essa attraverso la forza. Percepisci l'energia intorno a te e richiama la tua arma. La forza è in te, intorno a te. Ti lega all'arma che impugni. Ignora qualsiasi distrazione. La forza è con me, ci connette. Ok, ho sbloccato l'attrazione. Non so bene a cosa mi servirà. Magari a okay, prendere le corde, ma... non so a cos'altro potrebbe servirmi. Dobbiamo sollevare la guglia di Mikrul, che non so nemmeno cosa sia e che potrebbe... posso tipo attirare la sonda? Sì, e poi la picchio, amen. Ma era una palla sta sonda, raga. Ah, ok, questi sono dei tipi diversi di guardiani, penso, da quelli dell'altra volta. Probabilmente questi si indeboliscono solo con l'attrazione, mentre gli altri... sì, infatti, mentre gli altri solo con la spinta. Ecco perché non riuscivo. Ok, abbiamo sbloccato anche questo coso. Possiamo infilare i fermi nelle... ho sbagliato. E ripone per la lanterna. Vai, su, usciamo da sta cripta. Eccola qui.
Finalmente ho trovato una rappresentazione intatta del sacro manufatto degli Zeffo. Amico mio, vieni a vedere. Questo è Mictrul, alla cripta di Bogano. Vedi quell'oggetto che hai in mano? A quanto pare si tratta di un oggetto che permette a un utilizzatore della forza di percepire i misteri della cripta. Questa è la chiave e la guida. L'Astrium Zeffo. Ma chi ha distrutto le sue raffigurazioni e perché? Bisogna indagare più a fondo. E tuttavia, il prossimo passo è chiaro. Trovare un Astrium, se ne esiste ancora qualcuno. Un Astrium. Mai sentito? Neppure io. Però una chiave. Sì, ho capito. Pare che sappiamo cosa dobbiamo trovare. Mi si è fatto tutto un po' troppo chiaro. Come siamo usciti qua fuori? Vabbè, dobbiamo quindi trovare questo Astrium, che in realtà, boh, ho sentito una certa inquisitrice parlare di un certo manufatto da tipo tre quarti d'ora, però non saprei, eh. Molto bene, Padawan. Hai aperto la strada. Di cosa stai parlando? Dovevo trovare la tomba. E adesso che ho quello che voglio, non mi servi più. Puoi rimediare a quello che ha fatto. Grazie. Spero che la nuova crittografia la tenga fuori. Appunto, come ho detto, secondo me lei già ce l'aveva l'Astrium. Qui potenziamo il droide o spada laser. Il processore di un droide sonda. Cosa si prova a manomettere un altro droide? Già, deve essere davvero strano per te. Per una buona causa, no? Ok, cosa può fare adesso? Manomettere gli altri droidi? Sì, abbiamo accesso al droide sonda. Fico. Possiamo controllare i droidi sonda imperiali danneggiati. Meglio contattare la Mantis. Mica male. Ella di sicuro sa dove si trovano. Sicuro di averlo riparato? Non rispondono. Non mi piace. Torniamo indietro. Si direbbe che non riusciamo a tenercene lontani. Aspetta, hai sentito? Avevo interrotto un attimo la registrazione e mi è comparso sto tipo. Che non so chi sia, il droide cacciatore. Non fa male. Certo che non fa male, è un droide, però mi sono dimenticato sempre. Che i colpi grossi non li posso respingere. Mai ostacolare gli Axion. Gli Axion? Ma è sta di. Mi serve uno steam, PD. Ma mi ha seccato con un colpo, ma che vuol dire? PD, dove siamo? PD 1. Piccolo amico, dove sei? BD? Raga. Ok ragazzi, non so cosa sia successo, ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Detto questo, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, lasciate la tantissima. Seguite anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo con sotto scrivere anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.